Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Come vedete, nuova location e soprattutto nuovi amici. Oggi parleremo di una tecnica che ci porta indietro di circa 200 anni. Sembra strano, ma è così. Stiamo parlando delle canne in bambù. Gli albori dello spay casting. Andremo a vedere l'utilizzo delle canne odierne, diciamo, attuali. Quindi l'evoluzione che c'è stata in tutti questi anni sul bambù e come sono assolutamente possibili da utilizzare anche con le nostre code attuali e con le nostre mosche. Per fare questo mi sono portato due amiconi, Federico. Ciao a tutti, buongiorno. Che ci spiegherà la location e Sergio Dal Lago, che è il guru delle canne in bambù e che assolutamente ci illustrerà tutto quello che è la parte pesca, ma soprattutto la parte costruttiva, che mi affascina in maniera incredibile e per cui non vedo l'ora di vederlo all'opera. Bene, buongiorno a tutti ragazzi. Fede, illustraci dove siamo. Casa tua, so che è casa tua, per cui meglio di te non lo può spiegare nessuno. Buongiorno a tutti, questa intanto è la zona CAF di Verona, zona tratto a cui sono molto legato perché negli ultimi 5 o 6 anni ho dedicato ore e ore a questa passione che sto coltivando con grandissima gioia negli ultimi 5 o 6 anni. Il tratto CAF è un tratto a valle di Verona di qualche chilometro che si presta tantissimo a questa tecnica a due mani meravigliosa che Max ci sta insegnando. Personalmente sono legato a questo tratto in modo particolare perché mi riporta al Canada, il luogo dove ho potuto apprezzare le meraviglie dei pesci che lo popolano, e quindi ogni volta d'inverno, durante la stagione, dicembre, gennaio, febbraio, trascorro intere giornate da solo con gli amici in questa zona meravigliosa dove poter allenarmi e anche pescare prendendo qualche bellissimo pesce naturale. Anche perché è una zona, io ho visto le foto, una zona con delle marmorate che difficili chiaramente, ma con dei pesci di tutto rispetto. Tanti cappotti, tante sofferenze, tante giornate al freddo lanciando nel vuoto, poi succede che c'è il giorno miracoloso in cui attacchi il pesce, forse anche della vita per queste acque. Assolutamente. E soprattutto è un'occasione per poter allenarci continuamente mettendo in pratica tutti i tuoi meravigliosi insegnamenti e prepararsi per i nostri viaggi. Bravo, hai detto la cosa giusta, ti prepari anche mentalmente a un tipo di pesca che non ha niente a che vedere con la pesca, diciamo, classica. Qua puoi fare veramente delle giornate intere, giornate e giornate, senza aver mai un riscontro, quindi senza mai una mangiata, senza aver mai la boccata. Per cui mentalmente impari quello che ti può succedere poi quando vai a pescare gli anadromi, per cui i salmoni, le trote di mare o le sea trout. Se non sei preparato di testa è una pesca che non è per tutti. Detto questo, direi che a questo punto partiamo con il tema principe di questa puntata. Sergio, qua sei tu che ci devi illustrare tutto quello che sono le sfumature e il perché della canna in bambù. Io sono un grande appassionato di bambù da molto tempo, da molti anni, e tanto che mi ha portato anche a costruire canne per la pesca una mano, e quindi diciamo canne da trota, da temolo. E poi con gli anni il passo alla due mani è stato quasi obbligatorio, e quindi anche per la due mani mi sono cimentato nella costruzione di questi meravigliosi attrezzi. La canna in bambù ha delle particolarità che non la fanno competere con le moderne canne in carbonio, non come prestazioni magari di lancio in sé, però hanno un piacere e danno una soddisfazione che è su altri livelli. Oltretutto, scusami se ti interrompo, io ho sempre visto il bambù, come penso molti, come la canna da taverna, bellissimo attrezzo da appendere al chiodo nella taverna con la foto del pesce di fianco, bellissima. Sinceramente non l'avevo mai pensata a livello pesca, nella due mani parlo, perché con la canna a una mano c'è tanti pescatori che ancora adesso
prediligono il bambù alla grafite. Sulla due mani ovviamente è una cosa molto più di nicchia, molto più limitata, ma devo dire che dopo aver provato gli attrezzi di Sergio mi sono dovuto ricredere, perché delle prestazioni che sinceramente mai avrei immaginato. Immaginavo una canna molto lenta, molto molle, pesantissima. Devo dire che assolutamente, non so se sei tu che sei particolarmente bravo nel costruirle, ovviamente, però devo dire che sono degli attrezzi molto molto validi in pesca. Ha fatto da scappo scuola questo Bob Clay, famoso costruttore di canne in bambù canadese, che ho avuto l'opportunità anche di visitare un paio di volte, e quindi da lì il passo a cimentarmici è stato brevissimo. Se lo fa Bob Clay che lincia il fiume sotto casa, tizio sotto casa, non posso farlo io che ho l'Adige vicino? È perfetto. Per cui direi che a questo punto facciamo un po' di test sull'acqua, facciamo vedere un po' come lavorano queste canne e soprattutto poi andiamo a vedere come si costruiscono queste canne, che è la parte che secondo me tutti sono interessati a capire, perché è veramente un lavoro da certosini. Mi ha spiegato due cose prima in privata sede Sergio e sono veramente curioso di vederlo all'opera. Prima ancora di sporcarsi le mani con il bambù, proprio con il materiale, dobbiamo avere ben in mente che tipo di canna vogliamo costruire. Ci aiuta in questo degli archivi dove sono elencati e registrati i taper, si chiamano così, di un sacco di canne famose del passato. I costruttori come Leonard, Payne, Powell, Paul Young oppure Hardy, Pezzon e Michel. Ci sono questi archivi, sono disponibili sul web, dove si può attingere a quelle che sono le dimensioni delle canne e quindi poterle poi, noi attualmente ad oggi, ricostruirle. Queste dimensioni sono organizzate in modo che ogni 5 pollici, a partire dalla punta della canna fino al calcio, ogni 5 pollici viene rilevato lo spessore che ha la canna sull'esterno. Quindi, per esempio, sulla punta si parte da 2 mm, dopo 5 pollici, che sono 127 mm, avrò una misura che è un po' più grossa, perché ovviamente la canna in punta è sottile, man mano che scende verso il calcio si ingrossa. Questa serie di misure, quindi ogni 0, 5, 10, 15, 20 pollici, alla fine mi costruisce un grafico, che poi vi faccio vedere, e quindi mi dà un'idea di quelle che sono le dimensioni. Posso anche confrontare canne simili per capire se una è più grossa, una più sottile, dove andrà a flettere di più, dove andrà a flettere di meno, in base agli spessori, e quindi farmi un'idea di quella che è la canna che mi serve. C'è anche un grafico interessantissimo, che è quello dello stress, che appunto ci consente di avere una visione immediata di quello che è lo stress della canna, quindi come reagirà una volta che è sollecitata durante l'azione di lancio. Quindi se questo, vi faccio vedere, se questo è il diagramma delle dimensioni, dove parto dalla punta a 0, poi 5, 10, 15 pollici, si ingrossa sempre di più, vediamo una canna più robusta e una canna un po' più morbida, che è quella sotto, che è più sottile. Se poi confrontiamo lo stress delle canne, vedremo che quella più grossa è meno stressata ed è la linea blu. Invece quella più sottile, che è la linea rossa, vedremo che lo stress è più elevato.
Cosa significa? Che il bambù è più sollecitato, quindi cosa succede? Fletterà di più. E il bello di questo è equilibrare correttamente, e questo lo si fa con l'esperienza, quelli che sono gli spessori con gli stress. Ed è un equilibrio che si traduce in una canna buona o in una canna mediocre. Per cui con questo strumento noi abbiamo la possibilità di analizzare il comportamento di una canna e quindi andare a scegliere quella che più ci piace oppure anche a modificarla. Ci vuole un po' di esperienza ovviamente, però si può ottenere un risultato che più si confà ai gusti moderni di lancio. Per esempio quello che è un temper classico piuttosto lento si riesce con opportune modifiche a velocizzarlo o renderlo più leggero oppure farlo per una coda più pesante o per una coda più leggera. Posso decidere se voglio una canna ad azione piuttosto scandinava, tenderò ad avere una canna più robusta sul calcio e con il vettino un po' più flessibile. Viceversa, una canna da scagit è più indicata una canna che lavora bassa, quindi lavora tutta completamente, ma il grosso del carico è nella parte bassa, è concentrata nella parte bassa, quindi è più parabolica. Questa che vediamo qui è per esempio una canna abbastanza versatile perché ha, se vediamo, lo stress sul cimino è abbastanza alto, quindi significa che è un cimino che si flette, la parte media è abbastanza robusta e poi ha un'azione abbastanza sensibile anche sul calcio, quindi è una canna che si caricherà bene per lo scagit, ma ha anche una buona sensibilità per lanciare con lo scandinavo, ovviamente entro i limiti che una canna in bambù può fare. E va sottolineato che non è il computer che calcola la canna, è un valido strumento per analizzare quella che poi è il costruttore che deve valutare pesi, spessori, lo stress, e quindi fa parte dell'esperienza e consente poi di estrapolare quelli che sono i numeri, e quindi il taper di cui dicevo prima, che è questa serie di numeri, che è il DNA della canna, quindi a 0 pollici in punta ho 2,79, a 5 ho 3,13, a 10 3,5 e così via fino al calcio. Queste sono le misure che poi io dovrò assolutamente adottare e rispettare nella costruzione dei listelli che compongono poi la mia canna. Passiamo adesso a vederlo. Una precisazione importante: i tempi tecnici per realizzare una canna in bambù sono ben diversi da quelli che vedremo nel filmato. Pertanto abbiamo cercato di concentrare il lavoro di 90-100 ore minimo per una canna in due pezzi in pochi minuti. Ovviamente non è stato possibile quindi mostrare in dettaglio tutta la cura e le fasi più specifiche, che altrimenti ci sarebbe voluto un film di qualche ora almeno. La prima fase di costruzione di una canna in bambù è la selezione della stanga, che si chiama anche culmo, che deve essere di dimensioni adatte per la canna che devo costruire. Per esempio, per delle canne per la pesca a due mani, da spey, c'è bisogno di uno spessore sufficiente di materiale per riuscire a fare una canna grossa. Invece si possono usare dei culmi più piccoli, di calibro più piccolo, per le canne a una mano. Bene, si parte con la selezione che deve essere appunto il legno adatto, lo si ispeziona che non abbia difetti e la prima fase esattamente è quella di spaccarlo a metà. Questa stanga che vi faccio vedere ha già una fenditura longitudinale che è data dalla buona stagionatura del bambù. Io andrò a fare una seconda spaccatura, come ho già fatto vedere in questa, dove praticamente ottengo due metà. Da queste io ricaverò dei listelli che al momento sono di forma piuttosto irregolare, come questi. Vedete che sono storti, hanno i nodi e hanno un sacco di cose da sistemare, per poi arrivare ad avere un listello preciso, piallato a misura, che ha una sezione triangolare come questa. Ricordo che la sezione esagonale che andremo ad avere per la nostra canna finita
è l'insieme di 6 listelli come questo, incollati insieme. Il bambù che utilizzo per le canne è il bambù del tonchino, cosiddetto, in botanica si chiama Arundinaria amabilis, ed è una specie particolare perché ha delle caratteristiche che si sposano perfettamente con la canna. Ha delle fibre di potenza molto consistenti, ha pochi nodi, diciamo, nel senso della lunghezza, quindi vuol dire meno lavorazioni e meno punti critici, ed è assolutamente robusto e adatto per costruire le nostre canne. Si possono utilizzare anche altri tipi di bambù, ci sono costruttori moderni che lo usano, che hanno caratteristiche inferiori, diciamo, però hanno un loro scopo, magari su canne d'azione molto leggera, tipo coda 3, coda 4, hanno un loro senso ed esiste. Però noi oggi parliamo di tonchino. Adesso eseguo la spaccatura a metà del culmo. Quindi si parte dalla parte superiore, si impronta quella che è la lama, e con un colpo secco si va giù a fendere il bambù. E poi si prosegue con la spaccatura fino ad averla aperta completamente. Vedete come si fende nel senso della lunghezza? Lo spacco precede addirittura la lama. Che è stagionato bene. Adesso andrò a rimuovere i diaframmi interni che abbiamo visto prima. I diaframmi vanno rimossi perché sono un elemento che disturba la prossima fase, che è quella della splittatura, quindi la separazione dei vari listelli che serviranno per la mia canna. E la faremo utilizzando questo chiodo. Adesso creo una piccola fenditura che sarà l'innesco per poi la splittatura in altre due metà. Vedete che si è aperta. Bene, adesso entrerò con il chiodo all'interno della fenditura e man mano che procedo dovrò stare attento a che non ci siano dei disallineamenti della spaccatura, deve rimanere dritta dove serve a me. Abbiamo ridotto ancora a metà. Adesso andremo a spaccare i listelli ancora più sottili. Abbiamo così ottenuto i primi 6 listelli grezzi. Vedete che la forma è molto irregolare. E adesso andremo a lavorarli per dare quella che è la sezione triangolare. Avete visto come si spaccano i listelli grezzi? E che adesso dobbiamo omogeneizzare nello spessore e soprattutto raddrizzarli, perché il bambù ha delle storture che non ci consentirebbero di fare la piallatura del listello triangolare con precisione. Per cui si dà una ripulita ancora ai diaframmi con un pialletto semplice. Poi, dove serve, si toglie anche qualche eccesso di bambù un po' alla selvaggia. Ok, e adesso si passa alla raddrizzatura. Con la pistola termica sviluppa sufficiente calore per pian pianino rammollire il bambù, che io poi andrò a raddrizzare con le mani, anche con qualche scottatura. Bene. Questo tratto è abbastanza dritto e proseguiremo così a raddrizzare tutte le sezioni per poi passare anche a raddrizzare i nodi.
Ora che il nodo è stato anch'esso raddrizzato come il listello, si procede a rifinire la superficie con la lima in modo da uniformare giusto un pochino la superficie del bambù. Successivamente con la pistola termica lo riscalderemo e tramite una pressa andremo anche ad appiattirlo completamente. È importante seguire il profilo del bambù e rimuovere pochissime fibre di potenza, che sono quelle che poi daranno la forza e la resistenza alla canna. Ok, per il momento va bene così, poi in una successiva fase andremo a rifinirli ancora meglio. Avete visto che ho riscaldato il bambù per ammollirlo fino alla temperatura di rammollimento. Ci vuole un po', come avete visto, che tastavo il momento esatto in cui poi togliere la pistola termica e inserirlo nella pressa che comprimerà il listello sia in orizzontale che in verticale, quindi me lo riallinea ancora il nodo. Possiamo aprire ed avremo il nodo raddrizzato. Ora che abbiamo i listelli raddrizzati con i nodi pronti, passiamo a dare la prima angolazione al listello, cioè il primo angolo a 60 gradi dei due, e subito dopo faremo il secondo. Quindi sfrutto una prima parte di questa forma di piallatura per dare il primo angolo. Quando il primo sarà fatto, lo inserirò nella seconda fenditura e farò la seconda parte, in modo da avere appunto quel listello triangolare che tanto ci serve. Si usa un pialletto anche semplice perché non è una fase più importante come finitura, ecco. La faccio breve, comunque una volta realizzato questo primo lato che è a 60 gradi, passo nel secondo canale e farò il secondo angolo a 60 gradi. Ecco, io adesso ho fatto solo una parte iniziale, però diciamo che va tutto il listello, ovviamente viene lavorato in questo modo, dall'inizio alla fine, il primo come tutti gli altri sei e via. Questo è il risultato della piallatura a 60 gradi che otteniamo praticamente per la prima volta che abbiamo il listello pronto per essere accoppiato con gli altri sei in un unico fascio da ottenere la sezione esagonale che sarà il fusto della nostra canna. Bene, adesso questi listelli grezzi, che sono lever senza conicità, sono pronti per essere infilati nel forno per la tempra. Quindi vengono serrati insieme con un filo di cotone, ben stretti, e la tempra è un procedimento che migliora le caratteristiche del bambù, lo stabilizza, toglie l'umidità in eccesso e lo rende anche un po' più nervoso. Sta in forno per circa 20 minuti a 200 gradi, poi ogni costruttore ha le sue scelte se temprare di più o di meno, però diciamo che più o meno l'ordine di grandezza è questo. E una volta che usciranno, dopo essere raffreddati, potremmo iniziare quella che è la fase un po' forse più delicata, che è la piallatura finale, quindi con la conicità e le dimensioni finali della canna. Abbiamo i listelli usciti dal forno e sono pronti per essere lavorati alla giusta conicità. Ci sono due metodi principalmente per usarle, per ottenere questo. Uno è la planing form, utilizzando poi le pialle manuali, oppure con la Morgan Mill, o comunque una hand mill a mano, è uno strumento un po' diverso che poi vi mostro. Con la planiform praticamente è una dima regolabile dove io posso impostare quello che è il taper che abbiamo visto prima, all'inizio, dove ad ogni 5 pollici, dalla punta fino al calcio della canna, io ho degli spessori che devo rispettare con precisione. Quindi, con tanto di comparatore, io andrò a regolare ad ogni stazione lo spessore corrispondente e procederò poi a piallare, mettendo il listello all'interno di queste dime settate alla misura giusta, eseguirò la piallatura del listello finché è alla misura esattamente a filo dell'acciaio della planiform e quindi avrà copiato il taper che io ho impostato. Questo si fa ovviamente per i 6 listelli, quindi immaginate che la canna in punta, la misurata è 2 mm, considerate che il listello che io ho costruito è da 1 mm, che poi quando li metto insieme il diametro è il doppio di quello che io ho realizzato qui. Questa è la hand mill,
è un sistema anch'esso per ottenere i listelli di forma con la conicità per vista del taper. È un sistema che comunque è un sistema di regolazione dell'altezza del listello e quindi mi consente di farlo più sottile in punta e più grosso sul calcio, e una pialla particolare che ha due taglienti e quindi contemporaneamente esegue quell'angolo a 60 gradi che ci serve per fare i nostri triangoli magici. Un sistema di regolazione dell'altezza anche qui per ogni passata aumentare la profondità finché si arriva a misura. Primo passaggio, si incrementa, e secondo passaggio. E si procede così fino a quando avrò la misura corretta del listello. Questo che ho in mano è il primo listello di un tip, il primo dei sei che comporranno il cimino della canna che poi andremo anche a provare sul fiume. Viene segnato ogni 5 pollici come sempre e verificato attentamente in tutte le, dimensioni, seguendo e verificando che rispetti le dimensioni previste dal taper. Ok. 5 pollici più in qua. Bene, i nostri listelli quindi perfettamente tirati con la conicità prevista vengono incollati spalmandoli di colla, vengono avvolti insieme in un unico fascio come questo e stretti da un doppio giro di filo di cotone. Serve un doppio giro perché uno in senso orario e l'altro antiorario ed evitare quindi delle torsioni. Una volta che sarà ben consolidata la colla, toglieremo il filo e otterremo il nostro pezzo finito. Questo per esempio è un cimino che ho già preparato, già data anche la prima mano di vernice, il cimino di una 12 piedi. Bene, questo è il risultato della verniciatura. È stata verniciata, questo pezzo di canna è stato verniciato a tampone, un processo che si fa con un collante particolare e praticamente è un passaggio di 10 mani. È un deposito sottilissimo, quindi non crea uno spessore come può fare una vernice, ma è è a metà tra un'impregnazione e un mini rivestimento, quindi contiene il peso e ha una durezza superiore alla vernice. E in questa canna, che è fiammata, e cioè il trattamento, un primo trattamento è stato fatto sulla canna ancora grezza con la torcia e la fiamma viva e poi è stata temprata a forno. E si nota appunto che con questo tipo di fiammatura rimangono chiari i nodi, li vedete? Che staccano dal resto del fusto, e si può vedere anche la spaziatura che viene fatta dei nodi, cioè tra due listelli vicini non ho la corrispondenza di un nodo, vengono distanziati, questo per omogeneizzare l'azione e anche distribuire eventuali punti deboli, non concentrarli in un unico punto ma tenerli lontani, non creare dei punti deboli. Bene, qui abbiamo fatto un premontaggio delle ghiere, quindi è un'incollatura e una prima legatura provvisoria che poi viene sostituita dalla legatura definitiva, quella bella finale. E la difficoltà qui è di realizzare un bel accoppiamento con il bambù, che significa accoppiare senza rimuovere bambù, perché altrimenti rimuoviamo le fibre di potenza. Bisogna anche avere cura di incollarle ben allineate, altrimenti poi ci troviamo con la canna storta. Il bambù moderno è anche innovazione, e oltre alle ghiere in metallo ci sono anche queste meravigliose ghiere in bambù che hanno alcuni vantaggi, che sono la leggerezza rispetto al metallo e avrebbero anche il presupposto di essere più flessibili del metallo che spezza l'azione. Quindi hanno un accoppiamento preciso e già da decine di anni è qualcosa che è in uso e si è dimostrato affidabile. Allora, adesso abbiamo il grezzo ormai terminato, quello che segue sono il montaggio della varia componentistica. In primis l'impugnatura in sughero, che io qui ho già preventivamente incollato, ovvero una serie di dischetti vengono serrati
pressione con il collante e una volta che ben essiccata la colla andrò a sagomare la forma dell'impugnatura in sughero che più ci confà alla nostra mano. Dopo la sgrezzatura che ho fatto con una carta molto grossa, si procede con la rifinitura con una carta più sottile. Ecco, si procede così fino a quando avrò sagomato con la forma dell'impugnatura desiderata tutta la nostra impugnatura in sughero. Bene, l'impugnatura l'abbiamo montata, il passo successivo è il montaggio del portamulinello. Può essere in legno come in alluminio, un metallo, questo è nickel silver ad esempio, questo ho fatto una serigrafia anche della firma. E dopo il portamulinello ci sarà la legatura dei passanti. Bene, i passanti, oltre che avere la giusta spaziatura e la giusta dimensione in funzione della canna, vengono rilegati con la tradizionale seta oppure anche con fili sintetici. E danno un tocco ovviamente di eleganza in base alla scelta dei colori che possono essere in tono con il resto della canna e dei componenti oppure a contrasto. Allora ragazzi, è inutile che vi dico che dopo una giornata piena di lavoro questo è il frutto di quello che il maestro qua ha messo insieme, un gioiello, una cosa spettacolare. Adesso non vedo l'ora di andare sull'acqua e di andarla a provare, perché è veramente un'opera d'arte questa 12 piedi, è fantastica, assolutamente. Sergio, mi hai lasciato senza parole, devo dire. Sono contento, perché no, sei un gran chiacchierone, quindi... No, vedi, questo è veramente un lavoro incredibile, veramente fantastico, con delle finiture eccezionali. Vista fare è veramente qualcosa di incredibile, veramente bravo. Complimenti. Questa l'ho chiamata Modern and Classic, uh-huh, perché c'ha del classico ovviamente, che è il bambù, però un'azione moderna, anche delle finiture sono tipiche delle canne contemporanee. Assolutamente, cioè, vedo che trimming. Bellissima anche tutta questa lavorazione sul sughero. Sì, anche il sughero, ho voluto provare questo sughero composito. Ma veramente, veramente stupenda. Vabbè, signori, spero che tutto questo video odierno rimanga impresso veramente nella vostra memoria, perché io almeno davvero una cosa così non l'avevo mai vista, per cui io sono rimasto veramente impressionato. Adesso non ci resta che partire e andare sul fiume, perché andiamo a provare. Direi che adesso è ora. Andiamo. Dopo un lavoro così. Andiamo. Dai, pronti via. Ciao ragazzi, a dopo. Ciao. Ok ragazzi, abbiamo visto l'affascinante mondo della costruzione del bambù. Adesso vediamo come si utilizza la canna che Sergio ha appena costruito. Sergio, sono rimasto impressionato, devo dire, da... E adesso ti impressionerai ancora di più. Molto bene, io, okay. Io per quello che ti ho fatto venire, questa era chi meglio di te ci può illustrare questa cosa. Che cosa hai in mano qua? In mano qui ho una 11 piedi, quindi una misura diciamo ottima per un bambù, perché essendo corta, relativamente corta, è anche molto maneggevole, molto versatile. È un'azione anche abbastanza frizzante, quindi non è la canna che appesantisce l'azione di pesca. Da quanto ho capito, scusa, dimmi. Dipende moltissimo dal modo in cui tu l'hai costruita, il diametro fa cambiare molto l'azione della canna. Certo, il diametro, la lunghezza in sé, ovviamente una canna lunga, chiaramente. E poi ovviamente quello che è il taper, che abbiamo visto, e quindi tutta quella conicità che abbiamo studiato, esatto, e poi riprodotto sui listelli, si ripercuote in un'azione più o meno lenta, più o meno veloce. Ah, ecco, infatti. Questa è abbastanza, come dicevo, frizzante come azione e è anche versatile, perché può essere usata con code scandinave come con code scagit.
Quindi un'azione che comunque rimane piuttosto parabolica anche sul tallone della canna. Sì, diciamo che comunque tutte le canne devono avere una omogeneità di azione. Può essere più di punta o più parabolica, ma l'importante di una buona canna è che abbia la giusta progressione. Sì. Io ho avuto la fortuna di vedere costruire anni passati, sono andato a fare un video in Lumis, per cui ho visto costruire le canne in grafite. Esatto. Però diciamo che il concetto è abbastanza simile. Chiaramente qui il materiale è vivo. Il materiale è diverso, il materiale è vivo, il materiale è naturale e poi è più bello. Dai. No, ma non voglio discutere da questo punto di vista. Okay. Mi sembra di aver capito anche che chiaramente il range di misura per la due mani qua è un po' più stretto. Diciamo, come nella canna una mano, le canne in bambù sono ottime nelle misure corte, quindi 6,5 piedi, 7 piedi, 8 piedi, 9 piedi proprio massimo per i fiumi più grandi. Nella canna due mani anche qui il bambù dà il meglio nelle misure più corte, quindi dalle 10,5 ai 12,5 piedi. Perché? Perché poi comunque il peso del bambù si farebbe sentire. Difficilmente un attrezzo quindi piacevole se è troppo pesante. Chiaro. Molto bene. Ok, a questo punto vediamoci all'opera con questo bambù. Eccoci qua. Che cosa hai montato qui adesso? Qui c'è una coda scandinava e come vedrete c'è un polilider affondante e comunque l'attrezzo è capace di proiettare con correttezza, con precisione. La nostra esca, direi che... Diciamo che non trovi queste grandissime differenze rispetto all'utilizzo di una canna classica. Anzi. Guarda che dopo la provo io, però dopo adesso sono curioso di... Per cui voglio sentire con una canna da 12 piedi, la voglio proprio mettere a confronto per capire esattamente quali sono le differenze più profonde che a sensazione Bene. Provo sì. a sentire. Diciamo che una canna in bambù ha la peculiarità di essere per forza un po' più lenta di una canna in carbonio. Questo però ci dà la possibilità di controllare anche molto meglio tutta la fase di lancio. Quindi una volta che ci si è preso mano diventa piacevolissimo sentire il caricamento della canna che si trasferisce dalla parte bassa dove viene caricata fino al tip che è dove stenderà bene il finale. Quindi che comunque La progressione sì, è buona, per cui quanti grains è questa? 5,30 dovrebbe essere. Ha una progressione che è fantastica sì. E potrebbe essere interessante da provarla. Ok, benissimo. Oltre a tutte quelle da Skagit piuttosto che sempre di ultima, okay. di ultima generazione, tutte code da switch. La 11 piedi di prima, cioè, mi ha, devo dire, impressionato. Una canna da switch fantastica. Cioè, un'azione super moderna, veramente strepitosa. Adesso vedo che ci siamo portati un po' più strong. Abbiamo alzato un po' il gradino. Il gradino. Qui che cosa abbiamo adesso? Questa è una 12 piedi, sempre in 3 pezzi. E come sentirai, quel piede in più di differenza rispetto alla 11 si sente che c'è più potenza e c'è più manico sotto. Ho montato una coda Skagit, quindi con 75% di iMove, di T14, quindi è già un peso interessante. Primerino, testa piombata. Testa piombata. Vogliamo andare giù belli strong. Sì, vogliamo cercare qualche stiled. Siamo in mezzo stiled o marmorate in questo caso. O marmorate. Cioè. E vedrai che la canna si presta benissimo anche a lanciare code di un certo peso, quindi una azione di pesca. Chiaramente con questa tipologia parliamo di ancoraggi sostenuti, sì. Il solito discorso, perché questa immagino che avendo un'azione che lavora molto sul tallone, con gli ancoraggi classici è fantastica. O del Poke è perfetta, direi. Infatti immaginavo e adesso. Ma poi lo farò giudicare a te. Va bene, molto bene. Allora proviamo anche questa e vediamo un po' il risultato. Benissimo.
come potete vedere, si possono lanciare tranquillamente tutti i tipi di code. Sicuramente è sconsigliato l'utilizzo di code oppure tip troppo pesanti perché potrebbero sovraccaricare l'attrezzo. Con le code Skagit, come questa che sto usando, si può arrivare tranquillamente comunque ai T14. L'importante è sempre avere una giusta progressione delle fasi di lancio. Bene, questa 12 si presta anche bene all'utilizzo con delle code Spey, ovviamente proporzionate alla lunghezza della canna, quindi una 12 piedi, una coda Spey sui 40-45 piedi massimo, diventa un attrezzo utilissimo in fiumi ampi dove magari ho un'azione di pesca con delle wet, sì, senza appesantire, particolarmente in esatto, diciamo. Quindi una bellissima passata con delle mosche affondanti, sommerse, è un attrezzo fantastico, dà dei risultati. Corrente uniforme, classica passata tradizionale, diciamo, sì, eh? Sì, sì. Nei vecchi pescatori scozzesi di tradizione, sì. Per cui una passata in corrente uniforme, abbastanza lenta, certo. Poco sotto il pelo dell'acqua, una molto uniforme, diciamo. Sì, ci sta benissimo, ci sta benissimo. Ok, molto molto bene, e proviamo anche quella a questo certo. punto. Tanto, visto che di code non ci mancano, vi facciamo vedere anche come lavora la canna con la coda da spray. Ragazzi, purtroppo siamo arrivati alla fine di questa giornata che, per quanto mi riguarda, è stata una delle più interessanti che ho passato in questi ultimi periodi, dove vi ho fatto vedere tutti questi vari video. Spero che vi abbia arricchito un po' anche in termini culturali a livello di pesca mosca, perché è una cosa generalmente poco approfondita e decisamente diversa dal solito. Ringrazio Sergio, è stato un piacere, è stato veramente interessantissimo, ok? Magari approfondiremo in maniera diversa più avanti, magari con qualche puntata particolare sulla pesca vera e propria, magari durante qualche viaggio, Ci sarebbe bello provarla in qualche viaggio, in mente un paio di location, Immagino che anche tu abbia capito di cosa sto parlando. Ho perfettamente capito. Nel frattempo, visto che i viaggi al momento sono ancora un'idea, ci contentiamo di allenarci qui, in questa canna in bambù, nel Prato Adige Camp, e metteremo l'opera, gli attrezzi meravigliosi di Sergio, cercando qualche stupenda opera. Detto questo, ragazzi, vi saluto, mi raccomando, solito like sul canale, iscrivetevi numerosi e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Alla prossima. Ciao!